cronaca e ancora il sequestro e poi la liberazione dello chef originario di Sulmona, Panfilo Colonico, ha ringraziato chi gli è stato vicino, quindi anche gli italiani e gli abruzzesi, ma ha voluto fare delle precisazioni attraverso un video. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, cosa ha precisato Colonico e dimmi se ci sono ulteriori sviluppi. Sì, un buongiorno a te Gigliola, un saluto agli amici telespettatori, un video di cui siamo entrati in possesso nella serata di ieri, ringraziamo anche la collega Maria Trozzi da Sulmona, un video importante in cui Panfilo Colonico intanto ringrazia tutti gli amici italiani che in questo periodo gli sono stati vicino e poi si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa e tra un po' lo ascolteremo rispetto alle voci diffuse riguardo alla sua presunta situazione debitoria. Solo male lingue, ha detto, nessuna situazione debitoria. Intanto le indagini proseguono, perché ricordiamo si tratta di un sequestro lampo durato poco meno di 6 giorni. Panfilo Colonico, lo chef di origini sulmonesi, è stato rapito all'interno del suo ristorante a Guayaquil, capitale dell'Ecuador, venerdì scorso, ed è tornato nel suo ristorante accompagnato da un taxi nella giornata di ieri, anche se un po' provato con la barba lunga. Sarebbero già stati arrestati 2 dei rapitori e in ogni caso Colonico sembra aver chiarito tutto nei minimi dettagli alla polizia. Nel video che tra poco ascolteremo, Colonico parla anche di una situazione emergenziale sotto il profilo della sicurezza nella capitale ecuadoregna per una serie lunga di attività criminali. Tra l'altro Giuliana nei giorni scorsi si era temuto anche il peggio, perché pensa, era stato trovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi sotto un viadotto nella zona nord-ovest della città e si temeva fosse lo chef abruzzese. Fortunatamente si trattava di tutt'altra persona, ma questo per farvi capire la situazione altamente a rischio che si vive in quel posto del mondo. Ma andiamolo ad ascoltare Panfilo Colonico in questo intervento di poco più di un minuto e poi la linea può tornare allo studio. Buongiorno, come stiamo? Siamo qui grazie a tutti gli italiani che sono stati vicino a me in questi giorni di molto duro per me, che ho subito un sequestro. Grazie a Dio ieri sera si è terminato questo in una buona maniera. Siamo grazie a tutti i miei dipendenti che mi hanno aspettato a braccia aperte e grazie a tutti gli italiani che sono stati vicino in questo momento. E credimi, è stato algo, quando sono uscito ieri sera avere tutta la notizia d'Italia che parlava di me, ho sentito veramente come siamo noi italiani, sempre uniti, cioè vicini l'uno con l'altro. E ho visto anche persone che parlavano stupidaggini, che sono cose che non sono vere, e come possono dire cosa, di non verità, che io avevo debiti, no. Questo sequestro, se la gente non sa che stiamo in un paese in questi giorni passando un momento duro, la delinquenza è alta in questo momento, ecco perché stanno molti sequestri diario. Di nuovo grazie a tutta Italia e grazie a mia parte con tutto il mio cuore. Pronto? Ciao.